Tre riconferme per tre sindaci uscenti è il titolo che sintetizza questa tornata elettorale nei tre comuni della parte orientale della provincia di Taranto. A Carosino è stato rieletto sindaco Onofrio Di Cillo. Per Carosino adesso col 64,42% dei voti, su Bruno Causo, che si è presentato per il centro-sinistra con il 27,39%, e su Saverio Zingaropoli per Fratelli d'Italia, che si è fermato all'8,19%. Beh, non mi aspettavo intanto una riconferma così importante, nel senso che il risultato è veramente un risultato proprio che non ci immaginavamo. Abbiamo distanziato la seconda lista di circa 1500 voti. Credo che questa sia la vittoria non del sindaco, non della lista Carosino adesso, ma del popolo di Carosino. Abbiamo delle cose che in continuità con il lavoro iniziato dobbiamo portare a termine, uno tra tutti la pista podistica, era un impegno che abbiamo preso con i nostri cittadini, abbiamo già affidato i lavori e crediamo di metterci immediatamente al lavoro per riconsegnarla al nostro paese. A Faggiano, rieletto sindaco Antonio Cardea per i Democratici di centro-sinistra con il 67,12%, su Angela Calviello per Viviamo Faggiano col 32,88%. È stata una grande vittoria dovuta sicuramente al fatto che in questi 10 anni abbiamo lavorato bene, anzi benissimo, per questa comunità. La gente, i cittadini hanno avuto ancora fiducia in me, questo mi onora. Non nascondo però il fatto che io avevo percepito questo grande entusiasmo nei confronti della mia persona. Poi la mia squadra, una squadra fatta di persone che hanno tanta esperienza, diciamo, ha fatto la differenza. Quindi grazie a Faggiano, grazie ancora per la fiducia nei miei confronti. Per quanto riguarda Maruggio, terza riconferma per il sindaco Alfredo Longo al 63,2% con la lista per Maruggio, che ha superato Massimo 40 con Maruggio per tutti, fermo al 36,8%. È stata una campagna elettorale molto complicata perché avevamo di fronte uno schieramento sostenuto da tante forze anche esterne, ma fortunatamente la mia comunità ha valutato bene quali erano le nostre proposte programmatiche, ci hanno confermato la loro fiducia e quindi ricominciamo a lavorare molto rapidamente, perché ci sono tante cose da completare che abbiamo interrotto per questa campagna elettorale, e speriamo di poterlo fare anche in collaborazione con la prossima minoranza.